Amici internauti di QDS.it, ben trovati. Mercoledì scorso è stato presentato a Palermo il sesto censimento dell'agricoltura. Di questo censimento conosceremo i risultati soltanto ad aprile del 2011, i primi risultati provvisori, mentre per i risultati definitivi dovremo attendere addirittura il giugno del 2012. Di sicuro sappiamo che oggi sono diminuite le aziende agricole in Sicilia. Se da una parte è vero che sono aumentate le dimensioni di un'azienda agricola, dall'altra parte negli ultimi 5 anni si è registrato una diminuzione di 50.000 aziende. Piccoli imprenditori dell'agricoltura stanno abbandonando i campi. Questo perché sono spinti da una crisi che non solo sta colpendo la Sicilia a livello globale, ma in particolare sta intaccando un settore tanto importante per la Sicilia, qual è quello dell'agricoltura. Ma i problemi che riguardano il comparto vanno a incidere non solo dal punto di vista dell'imprenditore, ma anche del consumatore. Infatti, negli ultimi anni si è registrato un abbassamento del prezzo all'origine. Questo ha inciso sulla rendita del produttore. Ma dall'altra parte si è avuto un aumento del 30% del prezzo sul banco del fruttivendolo, e questo incide sicuramente sulle tasche di noi consumatori. Cosa stanno facendo le istituzioni per fronteggiare questo momento di crisi, che ormai dura da parecchi anni, come abbiamo avuto modo di vedere? Ben poco. Per quanto riguarda i consumatori in primo piano, si fa poco per incentivare i farmers market, vale a dire i mercatini dei contadini, che dovrebbero incidere sull'abbassamento dei prezzi, in quanto dovrebbero eliminare la filiera, dovrebbero accorciare la filiera dell'agricoltore, che oggi conta circa 5-6 passaggi, motivo per il quale un peperone, così come abbiamo detto di recente in un'inchiesta pubblicata sul Quotidiano di Sicilia, all'origine costa circa 50 centesimi al chilo. Sul banco del fruttivendolo arriva a costare 2,10 euro in media, con punte addirittura del 4 euro per chilo. Ma se da una parte si fa poco per le tasche dei consumatori, dall'altra si fa ben poco anche per favorire gli imprenditori agricoli. Infatti, da 2 anni si attende che la regione possa bandire il bando per gli imprenditori agricoli, che è una misura prevista dal PSR, dal Piano di Sviluppo Agricolo 2007-2013, e così gli imprenditori sono costretti a lasciare. Ma anche le stesse istituzioni oggi costano tanto, sono dei carrozzoni, degli ammortizzatori piuttosto che funzionali allo sviluppo dell'agricoltura. E così l'ente di sviluppo agricolo, l'ESA, che oggi conta numerosi dipendenti, fa ben poco per sviluppare e incentivare l'agricoltura. La stessa cosa succede per i consorzi di bonifica, 2.500 dipendenti, 120 milioni di euro spesi ogni anno per non riuscire a migliorare il settore. Adesso abbiamo un nuovo assessore all'agricoltura in Sicilia, Elio D'Antrassi. Lo attendiamo al varco, speriamo in lui, confidiamo in lui per risollevare un comparto tanto importante per la nostra regione. Alla prossima. QDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.